Continuiamo qui dal Palaberbank a commentare la partita fra Cuneo e Macerata, finita 3-2 per la Lube. Siamo con coach Roberto Piazza. Allora, tre giorni fa contro Piacenza l'ha detto, partita finita al tiebreak a favore di Piacenza, tutto praticamente da buttare o quasi. Ecco, penso che oggi qualche differenza ci sia, soprattutto per la reazione. Non era tutto, è che contro Piacenza abbiamo sprecato l'insprecabile nel primo set. E poi ci sono capitate troppe occasioni che non abbiamo sfruttato, no? Anche nel tie break. Nel quarto poi non ne parliamo. E tra l'altro a botta calda avevo sbagliato perché l'appoggio di Maruotti era nel secondo, non nel quarto. Nel quarto c'era la recezione su fake e quella era vera, no? Però va bene, insomma, il numero di palle è lo stesso. Oggi la partita era completamente diversa, no? Abbiamo cominciato noi abbastanza bene, loro molto contratti, hanno sbagliato l'insbagliabile in battuta. Noi però abbiamo giocato una buona partita. Il secondo non l'abbiamo giocato, ma anche merito di Macerata che non ce l'ha lasciato giocare. Poi dopo è stata, secondo me, una partita piacevole. Terzo e quarto set di bel livello, il tie break un tie break di buon livello. Dopo, alcune palle sono ancora le sfaccettature del gioco della pallavolo, che è meraviglioso. Però oggi sono più dispiaciuto dei ragazzi che non hanno vinto i due punti che non l'aver perso la partita. Sono dispiaciuto per loro e non per me. Anche perché poi di fronte c'era Macerata che comunque non è che ti regala i punti come ovviamente, tutte le squadre. Ovviamente, squadra che ha giocato molto bene con alcuni uomini, ma nel complesso ha giocato bene. Ecco, ne abbiamo parlato prima con Oleg Antov. Voi avete chiuso questo Tour de Force con 5 punti nelle tre partite con le tre big. È un bottino che la può soddisfare, magari considerando le difficoltà dell'andata, perché è apparsa comunque una squadra completamente diversa nel rapporto con le tre big del campionato. Allora, io credo che intanto quella che abbiamo incontrato a Trento non era la big, perché mancava Sokolov e Birarelli con noi. Poi si è fatto male anche Sabo alla fine della partita, ma era già finita. Credo che comunque a Trento abbiamo giocato la nostra miglior partita. Poi con Piacenza e Macerata, secondo me, avremmo meritato qualche punto in più. Però dobbiamo accettare il verdetto del campo, quello è indiscutibile. Per cui dico che, come ho detto prima ad altri, se qualcuno avesse fatto la domanda, no? Vi vanno bene 5 punti in queste tre partite, tutta Cuneo avrebbe firmato. Io non avrei firmato prima perché avevo già visto, grazie Cisco, avevo già visto la crescita della squadra. La squadra era in crescita, il trend è positivo, ma non positivo perché fai i punti, positivo per quello che vedi in palestra. Ecco, ovviamente adesso inizierà un po' il rush finale verso... No, adesso inizia il nostro vero campionato, cioè quello che ci dice dove siamo, dove andiamo. È adesso il bello. Ecco, a riguardo mi sembra che il pubblico sia già pronto per poi il post-season, perché oggi abbiamo visto, soprattutto dal quarto e quinto set, un'atmosfera che probabilmente solo qua a Cuneo si può creare nei grandi momenti. Concordo, ma il pubblico credo che abbia capito quello che stiamo facendo.